Marco, buongiorno. Buongiorno. Magari a questa domanda mi può rispondere dopo la partita, però questa pausa in linea di massima chi potrà fare più bene? A Lecce o al Milan? Perché ha cambiato allenatore, quindi magari avrà più tempo per riorganizzare le idee. Ma penso a tutti e due, perché comunque loro con un cambio d'allenatore hanno sicuramente avuto più tempo per assimilare le idee appunto del nuovo allenatore, però anche noi diciamo che abbiamo veramente lavorato tanto la settimana scorsa, proprio a livello fisico è stato veramente intenso, è stato quasi da ritiro per come abbiamo lavorato, quindi penso che abbia fatto bene a tutti e due diciamo. Non hai fatto il ritiro praticamente, come ti senti atleticamente adesso e quando potrai arrivare al 100%? Se ti senti no, cioè no, purtroppo no, però diciamo che piano piano ci sto arrivando, soprattutto era solamente diciamo una questione di tempo che purtroppo non ho avuto, lo sapevo, non pensavo sicuramente che fosse così dura rimettersi al passo dei compagni, perché comunque nella mia carriera ho sempre svolto il ritiro, sempre, senza mai saltare appunto un giorno. Quindi è stata veramente una cosa nuova e una cosa difficile da assimilare anche a livello mentale, perché quando tu chiedi qualcosa al tuo corpo e il tuo corpo non lo fa, è veramente brutto, non risponde. Però diciamo che ora sta andando meglio e quindi piano piano, col tempo, con le partite si recupera tutto. Secondo te i compagni, quelli che dovevano inserirsi gradualmente e che i veterani più volte dice che sono al 30-40%, ci sono? No, vabbè, anche per loro vale il discorso che è fatto per me. Comunque io non ho fatto il ritiro, ma loro vengono da... A parte che qualcuno non ha svolto parte del ritiro come me, ma molti vengono proprio da un calcio diverso, cioè lo vedi nelle piccole cose che non, magari non prestano più attenzione a un certo tipo di discorso che a un altro, quindi questo col tempo purtroppo ci può solamente aiutare il tempo e capire certe situazioni che prima loro manco consideravano, qualche attenzione di più magari, e quindi purtroppo quello lo sapevamo. Anche la difficoltà magari con la lingua è qualcosa che frena all'inizio. Chi ti ha sorpreso di più nell'assimilazione della lingua? Ma Sciacco, te l'ho detto anche nell'intervista, è molto, molto bravo, si impegna, è uno che non lascia nulla al caso. Dopo Bergamo il presidente ha apertamente detto nel caso di guardarsi negli occhi perché si può perdere in molti modi, ma questo proprio non è piaciuto. Nel lavoro intenso di questa settimana a cui tu hai fatto accenno c'è stato anche, come dire, un approfondimento dal punto di vista dell'approccio mentale, soprattutto verso le grandi squadre contro le quali forse c'è un po' troppo di timore reverenziale. Ma non direi quello, perché comunque noi anche contro le grandi squadre cerchiamo di proporre il nostro calcio, anzi ho visto che ci rimprovano che a volte forse sarebbe meglio fare un calcio un po' più, diciamo, no, un po' più, diciamo, difensivista, dai, così. Però, non mi trovo d'accordo, nel senso che noi abbiamo un'identità e che questa identità prima o poi verrà fuori in tutto. Anche l'anno scorso noi siamo partiti che eravamo tutti nuovi e non avevamo assimilato. Poi, verso la metà del giro di ritorno, siamo diventati una squadra a tutti gli effetti, ci divertiamo, facciamo divertire, quindi secondo me è normale che la crescita passa anche da questo tipo di batoste, secondo me. Infatti io la sto vivendo molto, diciamo, serenamente, perché bisogna avere l'equilibrio e la consapevolezza che stai andando ad affrontare una squadra che, per dire, l'Atalanta fa la Champions League, ha fatto più punti di tutti nel 2019, più della Juve, quindi erano veramente forti. Dal campo io non ho problemi a dire che tra noi e loro c'era un abisso, e questo abisso si è visto, tutto qua, i valori in campo si sono visti, però ovviamente se mi devo rimproverare qualcosa di questo campionato è stata solamente la partita col Verona.
dove abbiamo giocato veramente male e abbiamo meritato la sconfitta. Poi gli altri, cioè, tutti hanno avuto una cosa a sé. L'ultima erano davvero bravi, giocavano assieme da tanto tempo e sicuramente potevamo fare di più, per carità, però il divario c'era. Senti, Marco, dall'esordio a San Siro a questo ritorno a San Siro, il Lecce in che cosa è cresciuto secondo te? In che cosa è palese il miglioramento? Ma nel far capire a certi giocatori cosa intende il mister, che poi alla fine è quello che... Il mister è una persona che viene presa per far pensare a tutti e 25 lo stesso tipo di pensiero. Diciamo che all'inizio non era così, perché ovviamente molti non lo capivano per via delle difficoltà, però ora piano piano stiamo riuscendo a capire cosa chiede il mister, cosa vuole e quanto impegno e abnegazione si debba mettere in ogni singolo allenamento, soprattutto allenamento, perché poi la partita è lo specchio dell'allenamento. Se noi riusciamo a tenere tanta determinazione soprattutto in allenamento, sono sicuro che i risultati arriveranno, che poi i risultati, anche quello è un... siamo in linea con chi si deve salvare, anche quello c'è un po' troppo disfattismo, ma i punti che hanno quelli che si devono salvare sono quelli che abbiamo noi. E diciamo che a me basta che abbiamo tre squadre dietro a fine anno, poi del resto non mi interessa niente. Senti, Marco, sapere che sarebbe stata la partenza in salita con tutte queste bighe da incontrare, ci aspettano altre due bighe e poi c'è un altro scenario. Milan e Juve, prima la prospettiva, dopo la lotta di Bergamo. Con quale spirito, con quale animo affrontare questa trasferta con la squadra arrabbiata di Norisca per cui non c'è? No, carichi, perché comunque cioè, molti di questi giocatori, compreso me, che vabbè, è un discorso a parte, io ero addirittura in C, non hanno mai visto San Siro se non per la prima volta contro l'Inter. Quindi basta questo a far pensare a quanto dobbiamo essere determinati e carichi nella affrontare questa partita. Poi diciamo che quello che deve esserci sempre, oltre più che il risultato, deve essere la prestazione. Se tu fai la prestazione ti dà consapevolezza, ma magari è stata quella con la Roma, ti dà spunti da cui ripartire, queste cose qua. Quindi diciamo che io spero che in queste due partite ci sia la prestazione, poi sicuramente se c'è quella arriverà sicuramente qualche punto. Marco, sicuramente non si può sperare, tu lo spereresti magari, che il Lecce possa dipendere solo dai gol di Mancoso. Una sola rete degli attaccanti lascia un po' preoccupati. Molti di quegli attaccanti non hanno ancora la migliore condizione, come diciamo sempre, ma se tu dovessi indicare a un compagno degli attaccanti sul quale punteresti ad occhi chiusi, perché dici quello probabilmente arriva sicuramente a doppia cifra, a chi pensi? No, quello che può diventare l'elemento trainante di davanti. No, ma quello non è... abbiamo visto che comunque hanno giocato praticamente tutti in questo scorcio di campionato, quindi indicarne solo uno mi sembrerebbe riduttivo e non sarebbe giusto per gli altri. Diciamo che abbiamo veramente attaccanti, comunque la Serie A l'hanno fatta, che sono Babacar, Farias e la Padula, e altri che tipo Lama, tipo Pippo, che la possono fare benissimo, che hanno voglia, entusiasmo, quindi la possono fare benissimo. Abbiamo secondo me un attacco di tutto rispetto, è solamente il continuare a conoscerci. Anche tra di loro comunque non è che abbiano avuto tanto tempo per conoscersi, quindi comunque anche capire dove il compagno ti possa dare la palla, le caratteristiche di uno, sono tutte cose che purtroppo mi sto incentrando molto sulla storia del tempo che bisogna avere a disposizione, però è fondamentale. Poi ovviamente ti posso assicurare, quando il corpo non risponde a quello che ti chiede il cervello è veramente difficile. Ovviamente c'è gente che è arrivata in ritardo di condizione, compreso me, quindi niente di... Hanno 4 gol, di cui 3 su rigore, in un campionato in cui i rigori anche imparano. Che effetto ti fa in questo momento essere lì a guidare questa classifica dei cavalieri di terra
La sto vivendo un po' male perché non mi piace, cioè se fossero serviti ad avere qualche punto in più la vivrei molto meglio, sarei molto più contento. Invece la vivo quasi come per dire che non basta neanche questo che è stato fatto. Quindi sai, l'anno scorso Mari era allo stesso cifra dopo 7 partite, però eravamo lì su e quindi dava una situazione migliore. Invece ora che stare nei bassi fondi comunque non vedi ripagati appieno quelle, i tuoi sforzi, quindi vuol dire che non basta neanche quello. Pensi da stimolo forse, no? Vederti lì comunque non basta, però... Sì, ci sto... Guarda, sinceramente ci sto pensando il meno possibile, perché comunque se ripenso a quello che è stato gli ultimi miei 2 anni, pensare che sono là fa molto strano e mi lascia deconcentrato. Invece lo sto... È come se una volta che sono stati fatti i gol li mettessi da parte, perché comunque è difficile anche mentalmente calarsi in una realtà del genere dove ci sono tanti riflettori puntati. Però diciamo che ovviamente se mi fermo a pensare non posso che essere soddisfatto e contento. Pensi che Milan possa avere delle difficoltà delle settimane scorse, perché nonostante il cambio allenatore un conto è provare i movimenti in allenamento, un altro e poi attuarli durante la partita come per voi naturalmente? Sì, sì, sicuramente, però comunque quando c'è un cambio allenatore, che poi ora mi dispiace anche per Giampaolo, io è stato il mio primo allenatore che mi ha fatto esordire in Serie A, quindi sono molto dispiaciuto di questo, mi sarebbe molto piaciuto rincontrarlo, però diciamo che quando cambia allenatore, anche per esperienze passate, non è che è il tanto assimilare gli schemi, è quella scintilla che ti dà il cambio allenatore. Noi dobbiamo essere bravi a non farla scoccare, diciamo, questa scintilla, accendersi, perché comunque trovi delle cose che magari, motivazioni che col cambio allenatore possono prevalere più sul gioco, capito? E questo è che dobbiamo stare attenti. Marco, visto da fuori, quelli che si chiedono ma la Serie A è diversa dalla Serie B, bisognerebbe fare qualcosa per essere più pragmatici, per essere più concreti, per essere più difensivisti, ma tu ritieni che questa squadra sia nelle condizioni di cambiare spartito e di fare le barricate, o è al di là del DNA del mister, della sua logica calcistica, o questa è una squadra che invece o gioca così o si perde? No, si perde per strada, non si sì, perde. Sì, ho capito. No. E allora il punto è questo: che non, tu devi essere bravo appunto a non dare sempre solo un punto di riferimento. Nel senso che noi, come idea, ovviamente prepariamo la partita, cerchiamo di giocare a pallone, però è normale che ci sono 20 minuti nella partita dove stai dentro la tua area. Assolutamente, questo assolutamente. Poi è successo con Roma, Napoli, sono stati molti momenti della partita che stavamo molto molto bassi, quindi non è che andavamo spregiudicati a prenderli alti, a essere presuntuosi, no, quello no. Noi abbiamo questa idea di giocare a pallone, poi ovviamente ci può stare che ci sia nell'arco del match un 20 minuti di sofferenza, poi bisogna essere bravi a tenere botte e poi a riproporre la partita. No, io non intendevo dire che non sei capace di soffrire e che non ci siano 20 minuti di sofferenza. Liverani, in un'intervista, l'ultima penso che abbia fatto, ha detto: dobbiamo iniziare a capire che ci sono delle volte che bisogna spedire la palla in tribuna. Sì, se sì. Uscire palla al piede, tu in quei 20 minuti soffri, ma se proprio uscire palla al piede probabilmente soffri ancora di più, perché rischi ancora di più. Così come magari tu mi puoi dire sì, ma se noi buttiamo la palla lì davanti non ci ritroviamo più, perché noi la palla siamo servitati sempre a portata. No, ma è quello che siamo trovati come discorso, diciamo che è normale che ci sono quei 20 minuti dove la palla si può buttare, ok? Questo è quello che voglio dire, ma questo lo pensa anche il mister, lui ci dice sempre che bisogna essere bravi a leggere le partite e sono i momenti diversi della partita dove magari una squadra spinge un po' di più o da magari sta più dietro, noi dobbiamo essere bravi a interpretare questi momenti e a portarli dalla nostra parte, diciamo. Se potessi togliere un elemento a Pioli, quale giocatore toglierei? Quale? No, quale? Ovviamente tutti sono super campioni, diciamo. Quindi ora
è un po' riduttivo. A me piace moltissimo come gioca Bonaventura, che fa entrambe le fasi, fa gol, centrocampista moderno. E analizzando queste prime 7 giornate delle squadre medio basse, c'è una sorpresa positiva da parte tua e una negativa? Ma no, no, diciamo che sono tutte in linea con quello che hanno fatto, con il mercato che hanno fatto. Secondo me la classifica rispecchia molto la, che poi siamo tutte là, dai, ora con la vita, con 3 punti rischi di fare un balzo enorme, capito? Con magari 2 vittorie azzeccate fa un balzo enorme. Purtroppo è così, era difficile, è la serie più difficile secondo me degli ultimi tempi, dove di solito già si delineavano squadre dove c'era già distacco di 7-8 punti nella zona salvezza. Quindi diciamo che siamo in linea, dobbiamo avere l'equilibrio, dobbiamo continuare a lavorare, sono sicuro che come tutti gli anni i risultati arriveranno.